Che cos'è una casa passiva? Come posso usare treni, autobus e tram con lo stesso biglietto? Quanta energia produce il tetto dello stadio? Perché le biciclette arrivano prima delle auto? I viaggi di istruzione a Friburgo Città Sostenibile, organizzati da Iforia e Punto 3, rispondono a queste domande. Friburgo, città di 200.000 abitanti ai piedi della Foresta Nera, raggiungibile dall'Italia in poche ore di pullman o treno, è considerata la capitale europea dell'ambiente e della sostenibilità. Le politiche attuate negli ultimi 30 anni hanno permesso il raggiungimento di ambiziosissimi obiettivi ambientali, aumentato il benessere economico e la qualità di vita. Le gite scolastiche illustrano studenti e insegnanti come tutto questo sia possibile. Le gite durano da 1 a 4 giorni a seconda dei desideri e delle necessità della scuola. Gli esperti di Iforia accolgono le classi all'ostello della gioventù. Lì i ragazzi alloggiano in camere quadruple, i professori in camere singole, tutte comunque dotate di bagno e doccia. Vengono servite cene e colazioni, si svolgono attività di gruppo. Da questo punto in poi il pullman non serve più, dal momento che ogni meta viene comodamente raggiunta mediante trasporto pubblico, a piedi o in bicicletta, alla scoperta della mobilità sostenibile. Il programma della gita, strutturato da Iforia in collaborazione con gli insegnanti, permette un'alternanza di visite guidate, incontri con esperti locali, attività di gruppo e momenti di svago. Solitamente il pomeriggio dopo l'arrivo viene dedicata alla visita dello splendido centro storico medievale, completamente chiuso alle automobili da oltre 30 anni e proprio per questo vivo e ricco di attività commerciali e culturali. Il mattino successivo ci si reca solitamente a Vauban, il famoso quartiere ecosostenibile, pianificato in forma partecipata da amministrazione e cittadini, con le sue case passive, le strade riservate a pedoni e ciclisti, gli spazi verdi integrati. Poi si visita la stazione internodale, dove treni internazionali e regionali, tram, autobus urbani ed extraurbani, car sharing e biciclette sono a disposizione di ogni cittadino a qualunque ora. Le classi hanno poi molte altre mete a disposizione. Chi è interessato al percorso sulle energie rinnovabili può visitare le centrali microidroelettriche e salire sul tetto solare dello stadio cittadino. Il percorso agricolo-naturalistico porta studenti ed insegnanti a scoprire come i boschi e le vigne nel territorio comunale rappresentino sia una risorsa paesaggistica ed ecologica, sia una fonte di lavoro per molti giovani nel campo dell'agricoltura biologica e della gestione forestale. Principale interesse degli istituti per geometri è invece il percorso sull'edilizia sostenibile, con la grande varietà di soluzioni tra case passive, riqualificazioni energetiche anche di case popolari, fino agli edifici con bilancio energetico positivo. Un altro percorso è quello sul turismo e l'economia sostenibili, i cui due esempi principali sono l'Hotel Victoria, il 4 stelle più sostenibile del mondo, e il Solar Info Center, edificio innovativo che ospita 50 delle oltre 1500 ditte impegnate nella Green Economy. La gita alterna visite a presentazioni di esperti, lavori di gruppo, incontri con le scuole locali e giochi didattici interattivi. Gli esperti di Iforia, che accompagnano ed assistono le classi per tutto il tempo, anche alla mensa universitaria dove gli studenti mangiano a pranzo, forniscono anche consigli sostenibili per le attività ricreative e le uscite serali. È infine possibile integrare la visita di istruzione a Friburgo nell'ambito di gite più ampie, ad esempio al vicino Parlamento Europeo di Strasburgo, raggiungibile in 1 ora e mezzo. Vi aspettiamo!